Dottor Di Bello? Buongiorno. Salve, dottor Di Bello. Possiamo farle un'intervista? Chi sono i signori? La Guardia di Finanza. È possibile sapere per cosa state qui? Assolutamente no. Turni, reperibilità, straordinari? Dottor Salzo, ci può dire che cosa sta succedendo? Non so niente. Guarda, ma il motivo per cui c'è la finanza qui qual è? La finanza. Non sapeva neanche ci fosse la finanza. No, non so niente. Quindi non può dirci. Non so niente. Comunque c'è il primario. Noi abbiamo provato, però in questo momento c'è la finanza che sta cercando di capire qualcosa. Ci può dire perché è qui la finanza? Turni, reperibilità, perché cosa è qui? Non lo so. Sono chiusi di là. Non ha avuto modo di parlare con il primario? No, sono cose al di sopra di me, mi dispiace. Ma questo è entrato perché le ha chiesto qualche documento da portare? No, sono entrato io a far vedere dei turni. Sa per quale motivo c'è la finanza qui? Sa per quale motivo c'è la finanza? Turni, reperibilità, sa qualcosa? Lei non sa niente, neanche lei. Ci può dire perché c'è la finanza qui? Lei sa dirmi perché c'è la finanza? Non lo so, io non sono in servizio. Non è in servizio, quindi non sa dirmi perché, se è vero che stanno verificando turni, reperibilità. Puoi spegnere la telecamera, scusa. Può dirmi perché sta? No, non lo so, non sono in servizio. Lei è in servizio pure? No, nessuno sa perché la finanza è qui. Se stiamo uscendo di qua. Dico, ma la finanza c'è da un po' di tempo. Noi siamo dalle 8 e mezza. Va bene. Forse è meglio che aspettate in sala d'aspetto. No, in sala d'aspetto. Qui chi chiede certificati può venire. E non può venire così, aiuta. Bocche cucite al coordinamento del 118 di Trigiano. Non sappiamo il motivo esatto per cui la Guardia di Finanza è venuta qui nella sede che coordina il servizio di emergenza e urgenza della provincia di Bari. Sappiamo, secondo alcune indiscrezioni, che si tratterebbe di approfondimenti in merito a turni di servizio, reperibilità, straordinari e a quanto e come si beggia. Non sappiamo molto altro rispetto a quanto abbiamo visto entrare ed uscire nella stanza del direttore Antonio Di Bello, dove la finanza è stata ospitata, persone con dei plichi con inequivocabilmente la scritta turni di servizio.